Quindi adesso Claudio, dai tu una mano, eh? Sì, vedi che è leggermente caramellato, lo tiriamo leggermente, intanto io vado a finire la crema di mandorle. Crema di mandorle fatta con? Crema di mandorle, semplicemente con le mandorle. Se no, non sarebbe una crema di mandorle. Che andiamo a tritare, mm-hmm, insieme a del sale grosso. Mm-hmm. Ok. Un pizzico di pepe. Vai. E per farlo lavorare prendiamo del brodo. Ah, lo stesso, certo, che abbiamo utilizzato, né? Perfetto. Così, siccome la mandorla ha già i suoi grassi, può sempre servire, vedi? Sì. Brodo, tu sai che uno la mattina si sveglia, secondo gli chef, verissimo, il caffè e il brodo vegetale. Poi lo mette in bottiglia e lo lascia ripetere. Se tra una chiacchiera e l'altra guardate anche il risotto. Perché come fai a vivere senza brodo vegetale? Io vorrei sapere. È impossibile. Cioè, ti può servire per qualsiasi cosa. Io a volte anche lo metto nel freezer, lo congelo, poi lo tiro fuori all'occorrenza quando serve. Ci siamo ormai organizzati su questo brodo vegetale. Ok. Sì. Come va là? Siamo a cottura. Perfetto. Allora, prendiamo ci i gamberi. Ci siamo. Claudio dice che ci siamo. Ci siamo, ci e siamo. E noi ci fidiamo qua di Claudio. È il momento in cui le mamme gridano a tavola! Ecco, questo è il momento. È il momento giusto. Momento topico. Che sono è quel momento prima, perché poi dopo che quando tu arrivi... Che stanno facendo qualcos'altro. Sì, e che non arrivano mai. Brava. Io da mamma te lo dico. Che tu insomma, ecco. Bisogna chiamarvi sempre 10 volte. Mi volete dare... Anche perché tu però, sei lì. Però che... anche noi eravamo così. Sì, io no, mi sono a tavola, io sono a fame. Era già a tavola prima tavola che fosse pronto. Io avevo già girato attorno al tavolo diverse volte. Va bene, io direi che ci sono. Se prendiamo i piatti. Vogliamo fare un piatto unico o vuoi fare un piatto grande unico? Dai, facciamo un piatto. Tanto non è che ti... Guarda, questi mi ispirano. Sulla tartare ho semplicemente fatto un po' di tartare. Sale grosso, pepe, mettiamo un goccino d'olio. O se no ne vuoi puoi fare due se vuoi. Dai. Che bella questa tarta. Dimmi. Rubo. Prego. Posso? Fai come se fossi a casa tua. Rubiamo. Abbiamo raccontato della cucina. Poi tu cucini sempre nelle cucine degli altri. Sì. Come personal chef. Com'è? Sì, che è una cosa... Arriva... Grazie. Prego, maestro. A casa di qualcuno? Ma tu vai sempre a fare una... Sopralluogo. Sopralluogo, sì. Ecco, mi veniva la parola. Mi sembrava supervisor. Che il supervisor in casa supervisor non è in casa. Sì, un sopralluogo? Assolutamente sì. Vado a fare prima il sopralluogo. Chiudiamo prima con un po' di scorzettine dentro a profumare. Non utilizziamo mai il succo perché il succo darebbe solo acidità. Certo, ha fatto la firma, ha messo la firma. Quello è... Senti il profumo degli agrumi, come viene su. Si sente il profumo di Sicilia. È vero. Vero, eh? Vero è. Vero, è. Via, siamo pronti. Quindi entri in queste cucine e dici, capisci tante cose dalla cucina, vero? Sì, devo dire che lì faccio subito mia la cucina, la prima cosa che faccio... Esci, tu esci, la padrona di casa va... No, nella sua cucina, devo dire, sono rimasto molto favorevolmente colpito, sì. Ma era in ordine? Era molto in ordine. Poi adesso non so se era perché per sapeva, esatto, che... Ok, facciamo il nostro tortino... Adesso Claudio, ti passo questo e ne facciamo l'altro. Vai. Ce la possiamo fare? Ok. Carino. Appoggio qua. Ti do questo. Cioè, nel senso che dobbiamo andare a fare io e Claudio? Dai. Dai, va. Vai. Metti al lavoro. Vedi. Io invece prendo un po' di tartare di gambero. Finisci, sì, ma... E vado ad appoggiarla sopra il mio risotto. Facciamogli vedere chi siamo. Facciamogli vedere che anche noi siamo capaci. Assolutamente. Anche noi. Sai. Sì, ragazzi. Sai che roba. Mettiamo sempre un po' di sale grosso perché il pesce comunque... Lo chiama? Pesce chiama sale grosso. Lo scioglie. Pesce chiama sale grosso. Pure questo carino come titolo. Pesce chiama sale grosso. Quanti abbiamo tirati fuori oggi i titoli? No, veramente, delle massime quasi abbiamo questo. Infatti sono a posto con i libri per i prossimi... Vero? Quante idee per progetti gli abbiamo dato? Perché lui è così, tu gli dici una cosa, tu lo vedi. Si illumina l'occhietto, si illumina d'immenso. Inizia a pensare, potrei farci qualche cosa con questo titolo. Io vorrei capire che ci voleva fare con quelle foglie di porro, perché adesso ci tira fuori la sua... Te l'ho detto, le porta a casa e le usa come segnalibro. Ah, ecco.
Scorzetta di limone, scorzetta d'arancia. Finisce per essere un risotto molto 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 fresco. Vai. Tiriamo su, Claudio. Tiriamo su, Claudio, vedi come se fossi... Ormai è il mio assistente. Il secondo. Poggia là. Attento, Claudio. Voilà. Okay. Mettiamo secondo la tartar sopra. Vado io? Sì, dai, così lo chiudi tu. Ci prendiamo la nostra fogliettina di porro. Se di no, porro. Qua mi faccio subito una nemica. No, no, ma per me li puoi lasciare là, poi lo so. Ma stai scherzando, a costo di farmi gli impacchi la utilizzo. A costo di farci il fiocco. Esatto. Ok. Il nostro coppa pasta. Tagliamo solo più o meno. Hai capito? Lo metti attorno? Sì, lo usiamo per coprire. Il riso? Sì. Non sia mai, signora mia, facciamo una sorpresa. Surprise, diventa surprise. Anche più carino, no? Che carino! Là. A cosa serve il segnalibro? Hai visto? Bisogna sempre... Sembra quasi un dolce in realtà. Sì, vedi tu che odi i dolci perché sei caduto nella panna da piccolo. In realtà. Ecco, quella è un'altra cosa. A proposito di oggetti a cui tieni in cucina. Vai. Il macinapepe. Macinapepe. Adesso quello di legno io ce l'ho. Fondamentale. Insomma, non ci resta che andare a tavola. Non ci resta che andare a tavola. Accomodiamoci, così possiamo assaggiarlo. Scusa Antonio, puoi portare anche il secondo piatto o vuoi rimanere lì ma per sempre? Anche perché così facciamo il confronto tra quello che ho fatto io e quello che ha fatto Claudio. Ecco, ora l'ho fatto io. Ecco, questo l'ho fatto lui, quello l'hai fatto, fatto tu. Io, questo e avviniamoci un bel vino, per cui facciamo entrare anche Giulia. Giulia, eccola qua, Giulia Sampognaro, ve la presento. Buongiorno. La nostra donna del vino. Che cosa vi ho ci portato abbiniamo? Un bel vino bianco. Ah. Sono rimasta in Sicilia, vi ho portato un grillo. Che si coltiva nella strada, sulla strada fra Noto e Pachino, per cui non potevamo che essere al centro ovviamente della Sicilia. E ho portato un vino che, come si suol dire, sa di macchia mediterranea, ecco, per cui ovviamente... Ci sta, senti, nella macchia mediterranea è compreso qualche agrume perché Antonio, se no, si arrabbia. Antonio ha messo la firma, capisci che dobbiamo assolutamente metterci qualcosa che abbia gli agrumi. Assolutamente scherzo, sì. Scherzo. Non soltanto però, perché richiama parecchia mineralità, per cui c'è un bel mix tra morbidezza e sapidità e mineralità, per cui macchia a tutti gli effetti, insomma. Beh. Adesso lo assaggiamo. Adesso lo assaggiamo e tra l'altro è un 2008, per cui ha quella morbidezza giusta che può accompagnare un piatto del genere, che tra l'altro sta bene secondo me anche con le mandorle. Hai capito? Poi ci sono quelli che smontano i sommelier che... L'importante è che faccia bene il suo lavoro. Questo è alcolico, più alcolico. È infatti ubriaco. È ubriaco, allora va benissimo. Quelli che se ne intendono, sai, quelli gli intenditori. Dopo quanti gradi fa? Questo è un vino abbastanza caldo, come si suol dire, perché è un 13 gradi. Hai capito? Allora ne abbiamo 6 bicchieri. Fa benissimo il suo lavoro questo vino. Allora, tanto è stato un piacere avervi qua, grazie Giulia. Adesso assaggiamo poi dopo. Ha un profumo strepitoso. Questo è un vino bello polposo. Decisamente. Bello succoso, senza andare troppo ai nomi strani che poi appunto ci prendono in giro perché siamo troppo strani. È bello. Non è proprio tanto Sicilia questo. È Sicilia, sì. Sicilia è agrume, minerale, mare, memoria. Roccia. È memoria, è un vino unforgettable. Ma posso togliere questo porro che tu hai messo attorno? Sì, puoi toglierlo adesso così ce ne dimentichiamo. Ecco. Niente, non gli è piaciuto questo porro. Assaggiamo. Prego. Tocca a me togliere il porro. A te l'onore. Eh beh. Maestro, che buono! Maestro Marchiello, che si sente. Che bontà, ragazzi. Buonissimo. Senti il gambero con la mandorla riscendendo. Grazie Giulia. Grazie a voi. E Antonio e Claudio, tra poco, come dire, invertiremo le parti. Adesso sono... Adesso lui è tranquillo, lui è tranquillo. Sta qua, respira e invece vedremo io Claudio tra pochissimo. Continuo a bere. Mi dimentico di tutto e chissà cosa viene fuori. Ecco. A tra poco.